Benvenuti su Abba del Signor Canale, su YouTube italiano, con il Dr. Meg e il Signor Lune. E con un caldo bestia ritorniamo in Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Con che capelli, Signor Lune? Mi sto adattando, sto diventando un cactus in realtà. Bene, nello scorso episodio... Ah, dove siamo noi che già non mi ricordo più? In effetti sì, perché è passato un po' di tempo. Ah, perché c'è lampeggia il D sui cosi? Perché dovevamo andare... Ah, per cosa c'era il C4 da fare il disinnesco? Sì, ah, è vero, bisognava spruzzare... Dovevamo e perché spruzzare. B? B per non bomba? Su... Può essere. Allora, ricordiamo che non abbiamo uno straccio di protezione, perché il dottore due episodi fa aveva fatto... Il macello di Dio. Il macello. Ah, e però se provi a fare così, dottore, provi esca dal... provi a stendersi, perché completamente perfetto, rimanga così. Questa è una features che io ho scoperto giocando in Metal Gear Solid, quelli un po' più recenti. Se uno si stende, la vita torna su più velocemente. Non so se ritorna su tutte in questo caso. Nei più recenti sì. Tra l'altro che aspettiamo culo. Qualche secondo. Sì, ha un culo sodo. No, direi che non sta funzionando, quindi a posto. Si ricordi che c'è anche la scatola, eh? E sì, che sì. Ci sono le Claymore. Ma io faccio per lì adesso. Bravo, dottore. Da qualche parte dovrebbero esserci anche... quei droni maledetti, credo. Sì, ma se non sbaglio potevamo passare di qua. Qui ci sono i piccioni fottuti. Allora, il signor Lune, nello scorso episodio, aveva... fatto i danni dopo, in realtà, aver fatto un episodio magistrale. Sì, perché con le premesse che erano... non so in quanti sareste riusciti a fare meglio di me. E adesso però si riparte, è inutile crogiolarsi sugli allori, anche perché poi alla fine ho fatto la figura di carta. Nothing here. No, attenzione. Cazzo. Allora, c'è una sentinella che gira, quindi quella non lo possiamo stordire. Ed è quello lì. Ed è quello lì. Presumibilmente. Merda. Allora, a destra abbiamo una porta che è chiusa. Lì abbiamo un corrimano da cui possiamo calarci. Lì abbiamo lo stronzone. Qua io direi che possiamo... esatto. E poi lo mena, lo mazzo da come se non ci fosse un domani. Dove è andato? Perfetto, è andato via. Allora, là sotto c'è una rivista. Lì c'è un tipo che si fa i cazzi suoi. Là c'è un'altra porta. Okay. E che cazzo? E a sto punto, niente, o si cala giù. Là tra l'altro vedo un'altra cardboard. Dove? Ah, sotto dice. No, sì, era sotto. Allora, o si cala di lì, vabbè, ma allora se sei un figo. Con la X mi pare che si torni su, sì. Poi. No, e con il bianco si torna giù. Allora, lì ci sono le granate stunnanti. Poi c'è la porta a nord. Merda. E questo è un problema. Perché se lui non se ne va... perfetto. Vada, lo stuni adesso. Esca dalla scatola e lo stuni, dottore. No, cazzo, ho sbagliato. E adesso parte l'allarme. Ma ha sbagliato il timing, dottore. Niente. Riprendo in mano io.
Quindi sappiamo che dobbiamo andare di sotto, quantomeno. Sì. What's wrong? Ah, attenzione, non eravamo mai morti con... Ok. Ed è cambiata la grafica. Questo conferma la mia idea che questo... Quindi se noi giravamo a destra, qui potevamo andare di sotto direttamente. Esatto. Ah, ok. Ma... io ho un problema con questa visuale isometrica, perché purtroppo non si capisce un cazzo. Io sono di questa idea. Le ricordo che lei è... in piedi. I got him. Send him. No. Dai. Posso ancora farcela. Perfetto. Continua a dire che questa visuale è... in quest... con queste meccaniche è un po'... io qui non ucciderei, ricorderei. Perché anche perché non è lui che dice che dà il messaggio. E anche questo è vero. È anche vero che l'altro verrà giù, sappiamo, quindi... Esatto. O lo nascondiamo molto bene, tipo nell'armadietto. Allora, intanto abbiamo visto, guardi che... Ah, lì c'è la bomba, perfetto, abbiamo trovato la bomba. Ah, lì c'è il guardi, è lì, deve essere quello, il merda. Cos'è il merda? Il computerino del livello. No, allora, lì dobbiamo trovare il modo di passare dentro quel buco. Quindi o salendo o... Ma dove? Come ha fatto? Allora, fatto. Allora, così sopra. Non si passa. A sto punto mi viene da pensare che sì, si passi da di sopra. Is it him? Allora, il signor Luna ha elaborato una tecnica. Si vuole calare dall'alto. però molto è Babbo Natalizia. Però casa. È un'idea corretta, geniale. Il fatto è che io comunque ammazzerei prima il tizio lì. Buona lì, ora nasconditi, senza nascondere, si può andare anche di qua in effetti, sì. Bravo dottore! Che fine stratega! Oh. E queste erano tutte cose che ci servivano come il pane, tra l'altro. Ok. Tra l'altro guardi cosa c'è qui, signor Rune. Oh, tutte cose che servivano. Sì, perfetto. Ottimo. Ora, questa è chiusa. Qui non c'è niente. E qui c'è la pentazzemina. Schifo non fa. Assolutamente no. Qui non c'è un cazzo. Sembrerebbe. Di fronte c'era un'altra porta però. Ora sono in due. Perché sono in due? Non ne ho idea. Sembrano in due di sopra. Sembrano in due di sopra, in effetti. Ora quello lì. Ok, ora lui è di sotto. Ok. È steso? No, ma qui non mi vede. Perfetto. E lui adesso dovrebbe parlare. E torna di sopra. Ok. La stun grenade che ci piace assolutamente. Potrei usarla adesso, per esempio. Ho solo paura che dopo loro danno l'allarme se uso la stun grenade. Non ne ho idea, però la stun grenade non dura tantissimo, quindi ora lui è sul piano. Attenzione. Io metterei la scatola. No, invece no. Può passare. Ok, si porti a... non lì, ma dall'altra parte. Lo so, però... siccome secondo me loro girano
No. No. Perfetto. Qui? No, lì non deve andare. Lei deve andare di là. Oh, narrazione. E poi prendere il lato sinistro. Ah, l'M9. Guardi che sopra c'è. Ah, cos'è l'M9? La pistola con silenziatore. Ah, è tranquillante questa. Mi pare di aver letto. Provi a riguardare. Eh sì. Allora, posto. Ok. Vado al dottore, li addormenti tutti. No, non li posso addormentare. Si ricordi sempre dell'utilità della scatola, eh? Sì. Che adesso la possiamo utilizzare perché sappiamo dove sono. Esatto. Adesso sì che ha un senso la scatola. Beh, la scatola ha sempre senso, se vogliamo, però adesso ha un'utilità maggiore. Adesso lui. Adesso vado tutti e due su. Esatto. Prendiamo tutti e due su e mi butto tutto quanto sulla scatola. Ma perché si deve dare la scatola? Poi perché tutto a sinistra? Lei deve andare nel corridoio di sinistra, ma non quello. Lo so. Devo andare praticamente qui. Esatto. Adesso voi non l'avete potuto vedere, ma io e Lucio noi ci siamo in... Nell'ala sinistra del quadratone. Esatto, nel quadrato centrale, nel chiostro, mi devo buttare dal parapetto sinistro. Esatto. Però io volevo farlo nel momento in cui avevo più tempo. Adesso forse lo sapevo troppo, in effetti c'era abbastanza tempo per fare... Ah, forse lui è andato di sotto? C'è anche questa possibilità, effettivamente. Vado, dottore! Si lascia andare, via. Oh, e ci siamo. Ora, spruzzino e faccia come neanche Arti Ziff in Oh, e se Dio vuole ce l'abbiamo fatta. Adesso qui. Non c'è nessuno qua, vero? No, io mi darei una mossa a uscire di lì. Prendiamo. Vada. Ok, perfetto. In salvo, perfetto. E io direi che qui possiamo salvare e salutare i nostri sturzi. Addirittura, già così? Attenzione. Ah, no. Non prima di aver sentito cosa da dire qualcuno. Cicerwacchio. Era sicuramente. Jack, do you remember the day we met? Oh, Cristi, I'm kind of Dio. Busy right now, Rose. You're right, sorry. I do remember. It was right after I transferred to New York. There are all these tourists around you in front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler building. And then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler building is Godzilla. We started arguing and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the skyscraper museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. And for nothing. Since the museum was closed, we went our separate ways. Beh, comunque come museum. Primo incontro direi and then proprio I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence. That we were actually working at the same place. Cioè, lei ti vuole fregare, lei ti ha messo un'esca. So beautiful. I could look down on the Chrysler building. Da pesca. È sotto copertura. Above ground. I felt overwhelmed. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. Era fatta annusare, tu eri arrivato pieno di segreti, merda. Esatto. E tu ci sei cascato perché sei un biondino. Esatto. If it weren't for that coincidence. We wouldn't be together. I know. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time again. Sai, sto solo facendo la missione. E io penso che dopo di questa, in cui possiamo salvare. In cui veramente questa stronza ha detto il nulla. Esatto. Rose. È tempo per noi di salutarci. Speriamo che questo video adrenalinico. Jack, do you need to save? No. Sono qui a grattarmi i coglioni. Esatto. Bagash. Noi ci rivediamo nel prossimo episodio, sempre soltanto su... Oblis, il mio canale, sul tubo italiano. Con parole dolci a persone dolci. Perfetto. Jack, it must be so nerve-wracking to defuse a bomb. Ma se gli hai la spray! Okay, that was a stupid thing to say. Sorry. That's alright. It's just that I've never been trained in this stuff. You okay? Are you feeling well? I almost threw up a few times. Oh, Jack.
Oh my god. But I'm okay. It's not like I'm in this alone. Oh, yeah, that's true. What do you think about when you're diffusing those things? I don't think so much as remember. And I know that I need to resist that and keep my mind blank. E invece mi viene in mente mia nonna. Be overwhelmed by the fear. Che a casa sta facendo la Simmental. E mi dice, dove sarà il mio Jack? I was just kidding. But I guess this isn't a good time for that. No, it is. And I do think about you. I'm trying to remember what's so special about April 30th. Any success? No, not yet. You need to stay alive so you can. Okay, that's a deal. È il compagno del dottor Meg. Esatto. Solo quello, intendo. Su Opens, il miglior canale su YouTube italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono dottor Meg, comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, me l'ha detto mia madre. Cioè, è una fonte. Ah, beh. È una fonte. Sì.